che fa tuo fratello? Niente. Che avete fatto? Niente, abbiamo preso a prestito un po' d'oro, qualche oggettino. A quest'ora? Per i prestiti e per l'amore tutte le ore sono buone. Se si sveglia la zia. Per carità, diventa la notte delle streghe. Ma che fate? Che volete fare? Si può sapere? Silenzio, silenzio. Qui si sta lavorando per l'arte. E tutto questo? Dove l'avete preso? Benvenuto. Lasciami lavorare. Siete andati a rubare, vero? Ma che rubare? Dopo ti spiego. Ma che state facendo? Avete preso la mia casa per un arsenale? Buona, buona, Angela. Non farci perdere tempo, su. E tu perché li hai fatti entrare? Ma non mi hanno chiesto il permesso. Angela, per favore, è una cosa importante. Non voglio imbrogli, eh? Se mi lasci lavorare, il premio sarà mio. E tu sarai la mia musa. E chi è? Un'altra donnaccia? Ma no, tesoro. Vuol dire che tu sarai la mia ispiratrice e io vincerò il premio che il Granduca ha messo in palio. Sarà il mio dono di nozze. Nozze? Oh, benvenuto, finalmente. Beh, dove vai? Vado ad avvertire la zia che ha perduto la scommessa. Quale scommessa? Oh, aveva scommesso con mio fratello che tu non mi avresti mai sposato. Perché tuo fratello invece... Oh, certo, ne è sempre stato sicuro. È un bello ottimista. Ti rimangi la parola? Oh, giammai. A proposito di mangiare, non c'è qualche avanzo. Francesco ha fame e poveretto si vergogna a chiederlo. Vado subito a prepararvi qualche cosa. Vedrai che bella fonderia, che bella bottega ti metterà su la zia dopo il matrimonio. Oh, sì, la vedrò, e come?